Le comunità di Capolone e Subiano vivono una bellissima esperienza di inclusione. Tutto questo grazie ad un progetto che viene portato avanti dall'Associazione Crescere, che poi naturalmente si chiama anche Officina 104, e Officina 104 è diventata una realtà ancora più importante pensando al mondo del lavoro. Ma adesso ne parliamo proprio insieme a loro, insieme a Virgilio, insieme al sindaco di Capolona, che è Mario Francesconi, nell'atrio proprio del Palazzo Comunale, perché ci sono delle novità. Che cosa ti sei inventata? Intanto nasce una cooperativa sociale, questo credo che sia anche la cosa più importante, cioè hai fatto una scommessa importante, una cooperativa sociale, ma sociale nel vero senso della parola, cioè ci lavorano soltanto i ragazzi che hanno con disabilità, diciamo così, no? Quindi questa è una cosa molto importante e come hai fatto non lo so, ti sei comunque messo là un progetto. Ti hanno chiamato, hai spiegato bene questo progetto e alla fine sei partita. Adesso funziona. Sì, funziona, nel senso che siamo all'inizio, è iniziata il 23, ufficialmente il 23 di ottobre con la firma del contratto di lavoro da parte di 6 ragazzi con disabilità. Come hai detto tu, è una cooperativa sociale dove lavorano esclusivamente persone con disabilità. Quindi ovviamente sono accompagnati da 2 educatori, però i lavoratori sono loro, la cooperativa è la loro, quindi nasce da un progetto nato molto tempo prima, quindi abbiamo fatto 5 anni di sperimentazione prima di arrivare a creare la cooperativa. Poi è uscito un bando a livello nazionale del Ministero del Lavoro con Invitalia, abbiamo provato a partecipare, abbiamo detto vediamo. Inizialmente siamo stati scartati perché troppo azzardato come progetto, poi ci hanno richiamato e con un colloquio che doveva durare 5 minuti, in realtà è durato 40, abbiamo spiegato che cosa volevamo fare e hanno scommesso anche loro probabilmente su di noi e siamo partiti. Il progetto nasce appunto dalla nostra produzione di biscotti fondamentalmente, che grazie appunto anche al sostegno di un panificio della zona, Diciamolo. che è il panificio Pancini e Ciardi, che ci dà la possibilità appunto di entrare nella sua struttura per poter produrre i biscotti. Da lì abbiamo visto che i ragazzi sono in grado di lavorare e prendersi quindi delle responsabilità che portino dall'inizio alla fine un progetto. Da lì poi abbiamo chiesto ai ragazzi, perché tutto nasce anche dall'esigenza loro, da cosa vogliono fare, e le magliette è una cosa divertente. La scommessa lì è stata ancora più alta perché non essendo in grado di avere un tratto grafico, quindi un disegno finito, abbiamo trovato una stilista che li ha accompagnati in questo percorso, partendo dalla scelta, quindi dalla scelta che per loro è anche difficile saper scegliere, abbinare i colori e poi se la scelta l'ha fatta un altro io volevo anch'io quella cosa, quindi non è semplicissimo. Da lì sono nate appunto questa collezione di magliette dove ognuno ha scelto un vegetale e dal vegetale, ad esempio questa è quella Ecco, di intanto facciamo Davide, vedere che c'è quella Mario con Francesconi che si avete sta preso proprio le due a adoperando caso insieme a che sono le Donatella. loro due, Quindi è perfetto, quindi quindi eccole questa è qua. di Davide. Questa di Davide è Qua. questa di Susanna, Di Susi, Susanna, tieni la sua. Marco. Allora, la sua aveva scelto una tipica cosa ovviamente del nostro territorio, le fave, quindi con il baccello della fava è nata l'idea di fare una barca e quindi poi nel nome sotto la maglietta ci sono le iniziali del suo nome e suo cognome. Stessa cosa vale per Susanna, che lei di cognome si chiama Fusilli. E ama il pomodoro e quindi ha scelto di fare il pomodoro trafitto da un fusillo e poi anche qui Smack Fast perché Susanna Fusilli. Quindi tutte le magliette riportano a qualcosa della scelta della persona. Io sto Quindi. guardando che l'inclusione funziona perché qui stanno Ah, stendendo tutti, si bello! sono alzati, stanno stendendo. Vieni anche tu, Rossi, così almeno facciamo tutti quanti proprio questa inclusione. Daniele, vieni, cioè, Sì. vieni, vai, vai, Gianluca, anche tu perché ce È ne sono, quindi bello ecco qua. Tutti proprio vederle così, siamo a stese. tenere tutte queste magliette È perché bello credo che siano vederle stese, belle, no? quindi sì, quindi Questa è la veramente scelta un momento. è stata proprio quella, no? Il fare scegliere a loro quindi l'ortaggio e di scegliere tutto quello che accompagna l'ortaggio. Ma anche polilingue, fra l'altro, perché Sì, c'è il francese, c'è per tutto. l'inglese. Sì,
perché loro studiano nel loro percorso per diventare lavoratori in tutti i sensi, fanno anche un corso di lingue, adesso stanno facendo l'inglese, fanno un corso di lingue, di informatica, di fotografia, e quindi è tutto un insieme di cose per darle competenze e abilità, e quindi anche questo è una cosa. Le magliette sono lanciate, il lancio è stato fatto pochi giorni fa, e quindi adesso sono a libero mercato, diciamo, ed è una delle cose appunto che servirà per sostenere la cooperativa lavoro. Questo bellissimo momento, stupendo, di tutte le magliette proprio che sono di Officina 104. Quest'estate indossiamo tutti le magliette di Officina 104, perché è una cosa bellissima. Il professore ha preso il pomodoro, quindi naturalmente no, però c'è perfetto. Scritto atomato, quindi siamo nell'atomium, siamo nel bel mezzo dell'Europa. Sì, no, signori e signori. L'idea era proprio quella di renderle personali, no? Ogni maglietta rappresenta il ragazzo che ha scelto l'ortaggio, che ha scelto tutti gli accessori, insomma, che compongono la maglietta, e nel nome al di sotto della maglietta deve essere riconducibile alla persona, no? L'unico ragazzo che non c'è il nome e il cognome è Fili, perché lui si fa chiamare Fili e adora le cipolle, e quindi ha steso le cipolle nei fili, e quindi ha fatto il doppio senso. Bellissimo, ha il suo significato. Adesso però facciamo una cosa diversa, facciamo adesso invece tutti insieme l'italiano, perché ci sentiamo un po' tutti italiani. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Italiano vero. Perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.